Radio Radicale, siamo col senatore Gelmetti di Fratelli d'Italia per parlare del DEF. Allora, oggi ci sono le audizioni in Commissione Bilancio. Le volevo chiedere, insomma, cosa pensa delle critiche che sono state fatte al documento di Economia e Finanza, dove c'è solo il tendenziale. Allora, in una situazione di così grande incertezza non si poteva fare diversamente? Allora, come ha detto lei giustamente, il governo non ha messo i numeri, ma ha messo la tendenza di come sta andando l'economia ed è questo un modello che stanno utilizzando anche gli altri paesi. Ma perché? Perché siamo in una fase particolare, una fase in cui l'Europa ha riscritto i modelli di come vengono scritti le leggi di bilancio dei vari stati membri. E quindi questi numeri che oggi potremmo dare, magari tra qualche mese, vengono interamente smentiti, ma non perché l'economia sta andando, ma perché magari l'Europa, che sta riscrivendo il modello, può cambiare i numeri. È vero invece che il tendenziale è positivo, che i dati dell'Istat dicono che l'Italia sta andando bene, che l'inflazione italiana è la migliore inflazione, cioè quella più bassa d'Europa, che testate autorevoli internazionali, dalle Figaro, dal Wall Street Journal, da tutti i grandi media internazionali, dicono che l'Italia incredibilmente sta andando meglio di altri paesi europei. Quindi oggi, in questa fase così un po' particolare, dove l'Europa, come dicevo, sta riscrivendo le regole, è giusto guardare i tendenziali. E i tendenziali dicono che l'Italia gode di buona salute, nonostante gufi, cornacchie e una serie di volatili di questo tipo. Quindi bene, bene quello che ha fatto il governo. Sicuramente ci saranno le polemiche, perché le polemiche l'opposizione ovviamente le innesca ad ogni piè sospinto, ma la maggioranza è compatta e andrà avanti approvando questo DEF. Ci sarà una procedura di infrazione sul disavanzo? Ma quella era già prevista, quindi si sapeva già che si sarebbe arrivata, quindi non, nulla di nuovo, tant'è che anche le opposizioni che allora erano al governo questa cosa la sapevano, e quindi non c'è nulla di straordinario. Allora, l'ultima due cose. Allora, sul superbonus è stata fatta la scelta più saggia, anche se era molto difficile farla. Allora, sul Superbonus è stata una scelta fatta dal buon padre di famiglia, perché quando i conti non tornano in una famiglia, il padre comincia a tagliare. E in questo caso la Ragioneria dello Stato ha comunicato al governo che oggi i bonus che erano stati messi in piedi dal governo Conte non potevano permettere alla nostra nazione di mantenerli. Quindi sono stati tagliati in questo decreto tutti i bonus edilizi. Vediamo se qualcosa legato al mondo del sociale si riesce a recuperare, ma tendenzialmente si deve ragionare nel prossimo futuro di detrazioni e non di soldi a fondo perduto. L'ultima cosa, se la situazione peggiorerà con l'aumento dei tassi di interesse e l'inasprimento della guerra, si potrebbero ripensare scelte come quella sul cuneo fiscale, che è impegnativa? Allora, sui tassi di interesse io credo, perché già le banche lo stanno facendo, che ci sarà una diminuzione dei tassi di interesse, quindi che la BCE ridurrà i tassi di interesse per le imprese e per le famiglie. Le banche già li stanno riducendo, perché se uno oggi contrae un mutuo ha già uno spread minore rispetto a quello contratto un mese fa. E quindi da quel punto di vista lì non mi spaventa. Sono contento che oggi la BCE abbia capito che la leva dei tassi di interesse è una leva importante per rilanciare l'economia, sia dell'impresa sia anche l'economia familiare, che oggi ne sta risentendo. Per quanto riguarda le guerre, che purtroppo ci sono e sono le porte dell'Europa, parlerei più di rischio di aumento dei costi di materie prime e di inflazione, più che dei tassi di interesse.
Bene, grazie al senatore Gelmetti di Fratelli d'Italia.